Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. When I look at the corridors of power, whether it be politics, the public service, CEOs, boards, the media, there are so few people that look like me and most of us in this room. Nei corridoi del potere, nella politica, nel servizio pubblico, nei media ci sono pochissime persone che hanno il mio aspetto e quello delle persone in questa stanza. Queste parole erano del commissario australiano per la discriminazione razziale Giri Sivaraman alla conferenza tenutasi la settimana scorsa a Brisbane della FECA, la Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. E un rapporto della FECA commissionato dall'Australian Human Rights Commission ha rivelato molte storie di razzismo e discriminazione in tutto il paese. Di questo parliamo tra poco con il presidente della FECA Carlo Carli, non appena risolviamo qualche piccolo problema tecnico. Intanto direi, Massimiliano, di ascoltare la testimonianza di un'operatrice sanitaria raccolta da SBS proprio alla conferenza della FECA. I've been a healthcare worker for 10 years and I've experienced racism in many forms, including racial slurs and people not wanting me to treat them. I think when you've encountered racism many times, you become very fragile and more receptive to microaggressions that exist in your daily environment. Questa testimonianza che abbiamo ascoltato era di Chani Cantaria, un'operatrice appunto sanitaria, che raccontava di come addirittura alcune persone non volessero essere curate da lei. Uno degli altri esempi, dei tanti esempi che la FECA ha raccolto in questo rapporto di cui si è dibattuto nella conferenza tenutasi la settimana scorsa a Brisbane. Vediamo se ora c'è in collegamento il presidente della FECA, Carlo Carli. Buongiorno. Eccolo lì, la rivoluzione tecnologica, direi, quella che è accaduta in questi ultimi minuti, che ci ha dato la possibilità di averti in collegamento in diretta. Prima di tutto, buongiorno, grazie. Carlo, quindi verrebbe forse da pensare che il concetto di razzismo è superato come quello di razza, mentre la discriminazione sembra essere ancora diffusa. Per cosa si è discriminati e in che modo si manifesta questo fenomeno, Carlo? Sì, la prima cosa devo dire è che non sono più presidente della FECA, ho deciso di non ripresentarmi alla conferenza. Sono l'ex presidente, però sono stato coinvolto in questa, diciamo, questo pezzo di ricerca. Prima di tutto la discriminazione principale è quella sul posto di lavoro. Dobbiamo rendere conto che molti lavoratori, specialmente nei settori dove che sono concentrati gli immigrati, specialmente quelli che sono arrivati negli ultimi anni, c'è molta discriminazione fra altri lavoratori, ma anche fra i consumatori. Molti di quelli di 850 interviste che abbiamo fatto sono persone che lavorano nel settore della sanità e c'è la discriminazione. Allora, quel livello che c'è, e questa discriminazione va da tipo di linguaggio, alle battute, a vari atti di discriminazione e molti casi in quale persone dicono io da quella persona non accetto, non voglio qualcun altro. Dopo c'è un altro livello di discriminazione che è quello delle strutture della società, da scuole, dai centri sanitari, dal posto del lavoro, da come funziona il governo, dai servizi di governo. E questa è una discriminazione che dobbiamo confrontare. Purtroppo, cosa abbiamo trovato è che molte persone vanno avanti con il silenzio. C'è proprio un patto di silenzio che esiste, in quale le persone, anche se vengono discriminate, sia dalle strutture o sia dal posto di lavoro, rispondono per dire niente, per rimanere zitti. Allora, questa nostra, le proposte è quella di cominciare una campagna di dar confidenza alle persone di parlare di atti di discriminazione.
Ecco, scusami se ti interrompo, Carlo, proprio su questo, infatti, il vostro documento spingete molto sul concetto di antirazzismo, ovvero non essere razzisti non è sufficiente e il razzismo va proprio attivamente combattuto. Ci vuoi spiegare quindi un po' anche proprio la filosofia che sta dietro l'antirazzismo e che cosa proponete? Sì, è molto simile delle campagne contro la violenza sessuale, contro il sessismo, contro la discriminazione contro gli omosessuali. Cioè, conosciamo molte campagne che abbiamo fatto nella nostra società contro le discriminazioni e abbiamo anche rafforzato le leggi attorno a questa discriminazione. Purtroppo quando si tratta del razzismo c'è la finta propaganda che non siamo un paese razzista, così non può esistere e allora non ci sono atti di razzismo. E devo dire che questi atti di razzismo esistono e sono stati peggiorati negli ultimi anni con il Covid, dove c'è stata una reazione contro gli asiatici. La guerra nel Medio Oriente, dove adesso vediamo molti atti di razzismo, specialmente antisemitismo, ma anche propaganda, razzismo contro i musulmani. Allora noi vogliamo che tutta questa discussione, questi dibattiti, questo linguaggio viene all'aperto, non più il silenzio. Allora dobbiamo essere molto attivi, uno di assicurare che le persone possano parlare delle discriminazioni, ma anche di far la gente capire cosa vuol dire razzismo, perché molte persone sono razzisti nel senso che fanno le battute o rispondono in una maniera razzista pensando che non sono razzisti. Io non posso essere razzista perché io sono una brava persona. No, è vero che state usando linguaggi razzisti o state facendo le cose in una maniera razzista. E quando si tratta delle strutture, questo qui è il discorso che ha fatto il capo dell'antidiscriminazione del Human Rights Commission, lui dice che infine in molti settori della società persone come me, persone che sono neri o persone che sono asiatici o persone che sono dei vari paesi non europei vengono discriminati, non esistono. E quella è una discriminazione che conosciamo anche come italiani, cioè per molti molti anni le porte erano chiuse anche agli italiani, ai greci, anche persone d'Europa. Oggigiorno sono un po' più aperte a noi, però c'è molta più discriminazione a quelli che sono appena arrivati. Allora è tutta una strategia, diciamo, molto larga, in quale dobbiamo confrontare un razzismo che esiste, però c'è il preteso che non esiste, che questo dobbiamo confrontare, diciamo, il silenzio che ci esiste. È quella cosa che abbiamo scoperto fra le persone che abbiamo fatto le interviste, che loro vivono col razzismo e non vogliono parlare. A tal proposito, Carlo, intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con Carlo Carli, che, come abbiamo sentito, ex presidente della FECCA, il Federation of Ethnic Communities Council of Australia. Questo report, abbiamo sentito prima la testimonianza di Chani Cantaria riguardo alle discriminazioni subite da lei che lavora nel settore sanitario da parte di persone che non volevano essere curate da lei. Ecco, quali altre storie avete raccolto nella vostra indagine, Carlo? Ma cioè, molta discriminazione nel posto di lavoro. Discriminazione in nel senso che persone prendono, diciamo, i peggior posti, peggior lavori, ma anche il linguaggio usato, cioè il senso che le persone sono inferiori. Allora, stiamo parlando di un razzismo che è quotidiano, cioè un razzismo di linguaggio, un razzismo da persone che infine non pensano di essere razzisti. Quindi razzismo... Io non voglio dire questa persona è razzista, io voglio dire cominciamo a pensare del linguaggio che usiamo. Dopo si ritorna a quelle cose che sono più, diciamo, di struttura, cioè le nostre istituzioni. Le nostre istituzioni oggigiorno non rappresentano la diversità della nostra società, e quello, anche quello è un livello di razzismo, nel senso che dobbiamo dire che la società a tutti i livelli deve
deve essere rappresentata. Questo è un discorso che abbiamo fatto per le donne e che è stato un discorso giusto, che la società sia aperta alle donne, che loro che sono il 51% della popolazione sia rappresentati in tutti gli aspetti della società. Dobbiamo fare lo stesso discorso che le strutture devono essere aperte a tutti e dobbiamo confrontare queste discriminazioni che sono, diciamo, un po' più sottili, però esistono. Un razzismo quindi, Carlo, forse meno esibito, non come quello dei film, quasi normalizzato e ormai parte del sistema. E proprio su questo tema, se non sbaglio, consegnerete come FECA un rapporto alla Commissione Australiana per i diritti umani. In pochi istanti che ci rimangono, Carlo, ci vuoi dire quali sono i cambiamenti che proporrete in questo rapporto, nel modo in cui agiscono sia le istituzioni ma anche gli individui? Sì, a un livello è un cambiamento culturale, vuol dire istruzioni, informazioni, dibattiti. Un'altra è anche le leggi che abbiamo contro la discriminazione. Dobbiamo dire che le prime leggi contro la discriminazione razziale sono state passate nel 1975, dobbiamo ripensarli, dobbiamo rafforzarli. Io non dico di fare soltanto a maniera punitiva, però io dico che istruzioni, dibattito e anche nuove leggi, cioè leggi rafforzate. Quelle sarebbero le cose che sono molto importanti. E dobbiamo confrontare anche, una cosa che non ho detto, ma la mass media. La mass media che continua di creare stereotipi dei vari gruppi etnici, quelli che dicono che non vogliamo persone in questo paese che non accettano i nostri valori. E quando si tratta di quali valori, e i valori, diciamo, molto, molto ristretti, molto concentrati, cioè, e infine con la situazione che abbiamo adesso con il Medio Oriente dobbiamo avere un dibattito molto più aperto, perché altrimenti finisce che abbiamo gruppetti di guerra interne e un razzismo contro le varie etnie che sono nel Medio Oriente. Allora io dico che è una cosa anche urgente che dobbiamo fare. E tanti sono, insomma, i compiti, c'è tanto lavoro da fare ancora. Intanto ringraziamo Carlo Carli per la sua testimonianza. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie mille, buona giornata a tutti. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.